Ciò che ebbe origine da una felice intuizione di un religioso svizzero, oggi si chiama Caritas Baby Hospital, un grande ospedale pediatrico a Betlemme attrezzato ed efficiente, un centro che dopo l'inaugurazione ufficiale di sabato scorso vede aggiungersi un poliambulatorio specialistico e due nuovi locali destinati alla scuola per le madri, dove si ospitano le mamme dei bambini ricoverati perché possano così ricevere una formazione nell'educazione dei piccoli. Con la benedizione di Monsignor Fuad, il patriarca latino di Gerusalemme, che ha aperto l'inaugurazione, piccoli gruppi hanno potuto visitare gli spazi dell'ospedale, dove in media vengono curati circa 30.000 bambini l'anno, mentre gli 82 letti dei reparti rimangono a disposizione dei 4.000 che vengono ricoverati. Dati che fanno riflettere se pensiamo che il Caritas Baby Hospital di Betlemme è l'unico ospedale pediatrico di tutta la Palestina, una regione che conta 500.000 bambini al di sotto dei 4 anni. In Palestina, dove non esiste l'assistenza sanitaria garantita dallo Stato, anche se la legislazione lo prevede, il fondatore, padre Ernest Schrindrig, si era posto come obiettivo quello di assicurare un'assistenza medica di base ai bambini vittime delle conseguenze del conflitto israelo-palestinese. Oggi il Caritas Baby Hospital accoglie bambini palestinesi, figli di famiglie cristiane o musulmane, ed è per tutti nel ricordo di Gesù, nato a Betlemme.